Buongiorno, Atleti, sono in questo momento le 7:10, abbiamo appena recuperato Valeria che sta venendo in palestra. Benvenuti in questo video nel quale semplicemente vi porterò all'interno di una giornata. Oggi è giovedì, ci aspettano due allenamenti, il primo un po' più semplice, il secondo molto molto impegnativo, e potrebbe esserci una grossa sorpresa, ma non dico ancora niente. Atleti, buongiorno, giornata nuvolosa, è il momento di andare in palestra e ripartire con queste 24 ore abbastanza di fuoco. Benvenuti a tutti. Questa notte, atleti, ho dormito 4 ore perché ieri sera sono andato al cinema, per cui ecco, siamo tornati tardi, oggi sono abbastanza cotto, ma nonostante questo sarà una giornata parecchio intensa. Doppio allenamento, sessione di push solo upper adesso in palestra, che è la sessione in palestra un po' più semplice della settimana, per cui bene così. E oggi pomeriggio ci aspetta una corsa davvero interessante. Orologi sul mio polso, presi solo agli stili, non mi ricordo da piccino, mi prendevano in giro. Ora rispetto di tutti, fra dovunque mi trovo. Ho fratelli, no amici, ho nemici, no ops. Atleti, allenamento che si è chiuso molto bene, cosa non scontata in questo periodo, perché se mi seguite su Instagram, insomma, saprete che da un po' sto sbattendo la testa con un piccolo problema alle costole, nulla di rotto, però ecco, stiamo iniziando un percorso fisioterapico, spero che si dica così per capire un attimo di cosa si tratta, però ecco, adesso non è ancora chiaro. Dopo l'allenamento, veloce pausa cappuccino, che quando abbiamo tempo con Valeria facciamo spesso e volentieri, e poi taglio di capelli che immagino si veda. Atleti, adesso merenda. C'è una considerazione che ci tenevo a fare, che mi è venuta in mente questa mattina guardando sostanzialmente Instagram prima di uscire di casa. Vi ho detto che ieri sera sono stato al cinema con mio fratello e un caro amico a vedere Dune 2, che vi consiglio di andare a vedere se non l'avete visto, e recuperate anche l'uno se ve lo siete perso. Abbiamo cenato insieme fuori dal cinema e io ho portato la schiscetta, mentre loro hanno mangiato uno al KFC, l'altro la poke. Questa mattina mi sono svegliato e c'erano diverse risposte alla storia in cui mostravo che stavo mangiando pulito, con scritto mindset, determinazione, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ha fatto abbastanza sorridere, perché la verità è che non c'è nessun mindset di ferro, non c'è nessuna determinazione alle stelle dietro queste cose, perché io, atleti, sono la prima persona che fa molta fatica a seguire una routine di ferro tutti i giorni. E dico tranquillamente che il 20% delle volte probabilmente sbaglio a livello di alimentazione, faccio spesso più di un passo libero a settimana, eccetera, 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 in tutte le declinazioni che questa cosa può prendere. La cosa però bellissima è che l'allenamento ibrido, ragazzi, dà la possibilità anche di viversi più tranquillamente la vita, in tutte queste sfaccettature, per cui nel mangiare una volta in più male, in tutto quello che vogliamo. Il motivo è semplicemente perché stiamo facendo uno sforzo che è extraordinario, che è maggiore del semplicemente andare a correre, che è maggiore del semplicemente andare in palestra, e questo è davvero tanta tanta roba, perché poi appunto quando succedono queste cose dico, cavolo, se questo è quello che si percepisce da fuori, tanta tanta roba, perché io non sto facendo nessuna rinuncia estrema in questa fase della preparazione, eccetera, per cui questo è davvero tanta tanta roba. Atleti, 10:30 del mattino, da domani sarò via perché ci sarà la convention della Project Invictus, a cui ovviamente siamo invitati, per cui mettiamoci al lavoro. Madonna mia, la camera girl. Mamma mia! Ho comprato una nuova maglietta e penso che si noti che è nuova. Allora, atleti, stiamo per partire.
per una corsa molto importante. Vi ho detto questa mattina che verosimilmente ci sarebbe stata una grossa novità. E la grossa novità di cui sto parlando non riguarda me oggi, ma riguarda una persona che verrà a correre con noi oggi, perché mostriamo il nuovo atleta ibrido o no? Annuisci o di no? No! Avvocato! Non mostrare, forza! Tra un attimo, scarpe e poi si parte. Allora ragazzi, sta piovigginando, c'è la camera girl che continua a dirmi piove, non andiamo. Direi che, tra l'altro, piccolo update, anche Valeria, che è appunto la mia ragazza, quella che fa le riprese solitamente, si sta allenando a tutti gli effetti, no? Sì, cioè, sì. Tre corse. Palestra, corsa e nuoto, per cui tanta roba. Comunque, grossa novità oggi, perché a correre con me Fabio, che sta per arrivare, c'è... Vieni. Guarda, togliamo questa cosa. Dai! Allora, ragazzi, oggi a correre ci sarà anche Antonio. Si può dire comunque che stai ibridando? Piccolo spoiler, no, non diamo uno spoiler. Oggi si allenerà con noi, oggi abbiamo un allenamento intenso, quindi questo già dovrebbe far capire che il livello è già molto buono, perché se può venire ad allenarsi con me Fabio vuol dire che già corre abbastanza bene. Vediamo, perché è la prima volta che succede, però sono curioso, Fabio. Carico? Ci insegna cosa? Insegna un attimo. Dai, pronti? Allenamento di oggi, adesso usciamo però, visto il piovigino, lo diciamo dentro. 2 km di corsa tranquilla e poi un piramidale di 1 minuto corsa veloce, 1 di recupero, 2 veloce, 2 recupero, 3 veloce, 3 recupero, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Defaticamento e ci siamo. Per cui allenamento molto veloce, però relativamente breve e soprattutto allenamento di test per il grande ospite di oggi che scopriremo come renderà. Atleti, pronti? 3, 2, 1, pronti? Dai, andiamo Toyo. Eccolo Kip Jong. Il circolo pian piano si amplia, ragazzi. Terza andata. Io e Antonio stiamo festeggiando perché il buon Fabio va messo. 4, ciao! Due ripetute da 4 minuti. Invece una sola. Rifacciamo ancora una. No. Tosta, atleti. Stiamo spingendo tantissimo, molto di più del dovuto, però come ho sempre detto, in questi allenamenti si può spingere di più, se c'è benzina la si usa qua, per cui bene così, ultime due. Solo una? Sì, ma è stanco poverino. Non è vero. Dai, toglie un minuto ancora. Ultima a 3.11. Fabio è un pazzo, ragazzi. È
è un pazzo. Se avete un pacer che tira di brutto, state bruciati che spingete sempre più del dovuto, specie in questi allenamenti. Antonio, l'ho scoperta. No, sono distrutto, cioè, sono morito di tutto. Mi sono andata. Però era, cioè, tanta roba. Sai. Tanta roba, grande Toio. Fabio, continua. Fabio, eccoci. Ce la siamo meritata. Io sono team Mango Arancia, ragazzi. Fabio, team. Io controllo, 100% team limone. Questi, ovviamente, ragazzi, elettroliti di Prozis. Poi abbiamo due a te. Due a te, due a me, di multivitaminico, magnesio, lo sapete, codice DOMI10 su Prozis per sconti omaggi. Fabio, dimmi tu. Intanto che gli elettroliti si... Vediamo un po'. Facciamo, secondo me può essere interessante, visto che oggi abbiamo, quando c'è Fabio abbiamo un po' di dati. La precisione. Allora, la corsa è stata 2 km di lento, ripetuta da un minuto di pausa, 2 minuti di pausa, 3 minuti, 3 di pausa, 4, 3, 2, 1 sostanzialmente, okay. Più defaticamento. Come sono stati i passi nelle varie ripetute? Primo minuto, 3.31. Secondo minuto in 2 minuti 3.35, terzo da 3 minuti aveva da 3.39. Quindi abbiamo aumentato, c'è, cioè, qui dentro. Sì, sì, però di pochissimo, pochissimo. Tanta roba. Il quarto addirittura abbiamo fatto 3.46, 3 minuti 3.42, 2 minuti 3.36, okay. Quindi uguale. Vabbè, allora, assurdo! E un minuto 3.14. Quindi complessivamente la seconda metà è stata più veloce della prima. Io l'ho detto, ragazzi, se avete un pacer come Fabio... Migliorate sicuro. È così, cincini tanto, eh? Oh. Saluta. Arrivati quindi atleti alle 6.27 di sera, tra 3 minuti ho una chiamata per quanto riguarda il coaching, lo sapete come funziona, se siete interessati scrivetemi su Instagram, sono entusiasta di come sta andando, dei risultati che sta raggiungendo con le persone che iniziano questo percorso, per cui se siete interessati scrivetemi che vi racconto come funziona. Adesso però devo entrare in chiamata. Ci siamo atleti, momento della cena. Oggi in realtà cena un po' a random, ogni tanto succede. Abbiamo qui dell'hummus, dei crackers fatti di semi e altro, sono quelli tipici norvegesi, sono tanta tanta roba che mangeremo con l'hummus. E poi insalata, c'è un po' di tutto. Oggi cena un po' varia, devo dire la verità. Anche queste cene sono buone, sono sane, dico la verità, in questo caso non starò a contare il peso, le calorie eccetera, però fin quando si tratta di cene di questo genere, nelle quali il cibo è estremamente sano, estremamente pulito eccetera, io sono dell'idea che si possano prendere con molta tranquillità, perché alla fine è giusto anche godersi alcuni momenti, per cui finché non si tratta di fritto, pizza o quel che è, va benissimo. Buonasera. Nel momento in cui ho detto che non va bene la pizza, si è arrabbiata, che è il suo cibo preferito. Naggia te, sushi all the life. Atleti, sushi o pizza, fatecelo sapere.